Una casa di riposo con oltre 100 posti letto e una clinica è il progetto di recupero di Villa Porro Lambertenghi, presentato oggi al comune di Cassina Rizzardi da un gruppo di investitori italiani e svizzeri. La villa, di proprietà della provincia di Como, è praticamente abbandonata da 30 anni, da quando l'amministrazione provinciale l'ha chiusa e spogliata degli arredi. Da allora l'immobile ha subito un processo di costante deterioramento. Negli anni è stato anche abitato abusivamente da disperati e senza tetto. 2 anni e mezzo fa la provincia firmò un primo bando d'asta con una valutazione di poco superiore ai 7 milioni di euro, scesi a 4 milioni e 600 mila euro nel secondo bando. Entrambi però si conclusero senza acquirenti. L'ultimo bando è stato emanato circa 10 giorni fa con una valutazione di 3 milioni e 250 mila euro e scade il prossimo 28 ottobre. Questa volta un gruppo di investitori è interessato a recuperare la villa. Si tratta di imprenditori italiani e svizzeri. La cordata, composta anche da alcuni medici, ha spiegato oggi al comune di Cassina Rizzardi il tipo di intervento che realizzerebbe se si aggiudicasse Villa Porro Lambertenghi. La struttura diventerebbe una casa di riposo con oltre 100 posti letto, in parte convenzionati e in parte privati. Nei 13.000 metri cubi di volumetria aggiuntiva concessi dal piano di governo del territorio del comune verrebbe inoltre realizzata una clinica. È un'opportunità importante, ha detto il sindaco di Cassina Rizzardi, Paolo De Cecchi, al termine dell'incontro. Gli investitori si sono detti pronti a partire in tempi molto stretti. Nel giro di 2 anni e mezzo la villa verrebbe recuperata. Il loro progetto è in fase avanzata, a breve potrebbero mostrare rendering e addirittura un plastico. Il nostro comune, conclude il sindaco, si augura che Villa Porro Lambertenghi rinasca nel minor tempo possibile. Peraltro abbiamo personale preparato nel settore paramedico e assistenziale. Potremmo sottoscrivere una convenzione con gli investitori per dare priorità agli abitanti della zona nel reclutamento del personale.